La chauvinerie francese si confessa nel salotto di Mara Venier. Oggi pomeriggio a Domenica Inn. Tra i vari ospiti c'era anche Amanda Lear. La popolare chauvinerie francese ha rilasciato una lunga intervista nel salotto di Mara Venier. Una puntata tutta al femminile, infatti nello studio Rai sono arrivate anche Stefania Sandrelli, Claudia Cardinale, Isabella Rossellini e Lorella Cuccarini. Amanda Lear toglie ogni dubbio. Sono una donna. Amanda Lear ha regalato al pubblico di Domenica in un medley dei suoi brani più conosciuti e successivamente si è confessata a Mara Venier. La francese ha avuto diversi flirt in tutta la sua vita, tra cui David Bowie e Salvatore Dalí. La chauvinerie, inoltre, ha raccontato di essere molto cercata dagli uomini, soprattutto dai ragazzi molto più giovani di lei. Si può dire che la Lear è stata una delle prime ad attuare la moda dei toy boy nel nostro paese. Non sono fidanzata, ho chiuso la boutique. È tutto finito, virgola, punto, ha dichiarato alla conduttrice veneziana. Amanda Lear l'intervista a Domenica Inn. Nel corso dell'intervista fatta a Domenica Inn, Amanda Lear ha svelato che da sempre ha giocato sull'ambiguità uomo-donna, ma da qualche anno ha deciso di non toccare più quell'argomento. Ho detto questa cosa per farmi pubblicità, virgola, punto, ha rivelato la Lear, affermato di essere a tutti gli effetti una donna. A Domenica Inn, inoltre, la francese ha ricordato il suo esordio nel nostro paese, avvenuto nel 1977 a Campione d'Italia, e ha ricordato anche alcuni aneddoti della sua carriera. Sono molto grata. Per non avere una bella voce come Mina, Vanoni, non pensavo di fare successo. Era il periodo della disco music,